episodio sui colori. Oggi ho preparato un nuovo scherzetto per Musina Mara e vediamo se sarà brava a risolverlo. Seguitemi! Ancora un poco. Ecco, ci sono! Ho trovato un bellissimo nascondiglio. Qui sicuramente non mi troverà mai. Ancora un po' di verde, però forse questo più scuro andrebbe meglio. Ok, scuriamo ancora un po', ma è proprio bello, sono contentissima. Eh sì, è solo che sono un po' in ritardo, come al solito. Qui stanno già arrivando i disegni dei bimbi, capito Musetto? Dai, vieni a darmi una mano. Ho bisogno del tuo aiuto, per favore, perché dobbiamo partecipare anche noi alla mostra insieme ai disegni dei bimbi. Ne stanno arrivando già tanti, sono proprio felice. Dai, Musetto, vieni a darmi una mano, che non mi manca molto. Ma, Musetto, dove sei? Dove ti sei cacciato? Dai, non è tempo adesso di nascondersi. Vieni, che ho bisogno di te. Musetto! Indovina, indovinello, vuoi giocare a nasconderello? Nella casa dei colori sono benvenuti gli esploratori. Se alle mie domande risponderai, tanti colori sognerai. Ce n'è uno per ogni gusto. Bello, brutto, io non resisto. Se un profumo assaporerai, un giusto indizio otterrai. Se chiudo gli occhi e non mi guardi, sei sulla strada giusta per ritrovarmi. Spegni la luce e conta fino a tre. Cerca le tracce che ti guideranno fino a me. Quindi oggi è la giornata degli indovinelli. Ma come faccio a spegnere la luce, Musetto, se è giorno? Quindi vuol dire che ti sei nascosto in un posto buio? Proprio così, Musina. Prova a trovarmi. D'accordo, però ho bisogno di qualche altro indizio. Puoi descrivermi il buio che vedi intorno a te? Ma il buio, è tutto nero, non c'è differenza di colore, Musina. È qui che ti sbagli, perché è vero che quando è notte e manca la luce, vediamo tutto nero e sembra proprio che i colori sono spariti, non ci sono più. Ma in realtà il nero è proprio il re di tutti i colori. Ma questo te lo spiego tra un po', perché prima voglio proprio scovarti, voglio capire dov'è che ti sei nascosto. Arrivo! Conoscendoti, il primo posto dove verrei a cercarti è sicuramente il frigorifero, perché ti so goloso come tutti gli orsetti. Ops, ma non ci sei. Allora sei dentro l'armadio. Ah, sicuramente sotto la poltrona. Miau. Eccoti, ti ho trovato, sei sotto l'ombrello. No, ma è un topolino. Allora sei dentro il mio stivale. Uffa, non riesco proprio a trovarti. Un attimo, ma questo è un indizio che sicuramente mi porta da te. Eccoti! Mi hai trovato, Musina Mara. Adesso voglio sapere tutto sul colore nero. Ma certo, devi sapere che il nero è un colore importantissimo. Il mondo che ci circonda è fatto di tanti colori che noi riusciamo a percepire grazie alla luce, la quale è composta di onde elettromagnetiche che, andando a scontrarsi con gli oggetti, anche con noi esseri viventi, l'assorbiamo e ne riflettiamo in una certa quantità. Solo così riusciamo a vedere tutti i colori. Per questo, quando è notte, che manca la luce del sole, noi vediamo tutto nero. In realtà lì il nero non è un colore, ma solo assenza di luce. Invece nei colori e nella pittura accade una magia, perché il nero materico dei colori non è altro che l'unione di tutti i colori insieme.
E ci sono tanti artisti che hanno lavorato con diversi tipi di nero. Vuoi scoprirlo con me? Sì, ancora Musina, raccontami ancora. Come ti dicevo poco fa, il colore nero è il colore degli inizi, perché quasi tutti gli artisti lo utilizzano o lo hanno da sempre utilizzato per iniziare piccole o grandi opere. Per esempio, guarda questo disegno con carboncino e penna realizzato da Andrea del Verrocchio. Oppure questo bellissimo ritratto di Jean Vermeer che si intitola La ragazza col turbante. Guarda come la luce illumina il volto della protagonista, che è stata ritratta su un bellissimo fondo nero. Musetto, guarda com'è divertente quest'opera di Giacomo Balla, che si intitola Dinamismo di un cane. Qui il colore nero è stato utilizzato per creare le zampette in movimento e come una fotografia, insieme anche ai passi della sua padroncina. Queste opere invece sono di Kazimir Malevich e si intitolano Tondo Nero, Quadrato nero e croce nero. Guarda che effetto optical che fa quest'opera di Frank Stella, che a guardarla bene fa venire quasi mal di testa. Ma sono bellissimi! Per ora basta parlare, Musina! Andiamo a dipingere! Non posso che essere d'accordo con te. E voi bambine e bambini, inviateci i vostri disegni. A presto!